Buongiorno bimbi, oggi parliamo del reticolo. Allora, il reticolo è un insieme di linee orizzontali e linee verticali che si incontrano. Da questo incontro si formano le righe e le colonne. Dall'incontro tra righe e colonne si formano dei piccoli spazi, chiamate caselle o celle. Ma non è finita qui. Perché? Il punto in cui si incontrano linee e colonne si chiama nodo oppure incrocio. Le righe e le colonne sono sempre definite con lettere dell'alfabeto e numeri cardinali. Queste lettere dell'alfabeto e questi numeri cardinali all'interno, considerando il reticolo, relativi al reticolo, prendono il nome anche di coordinate. A che cosa ci servono le coordinate? Le coordinate ci servono a stabilire con esattezza la posizione di qualsiasi elemento. Ora noi facciamo un esempio con la vostra classe. Mettiamo per esempio che vi dobbiamo sistemare, posizionare all'interno della vostra aula. Quindi adesso io scrivo tutti i vostri nomi, cominciando da Francesco, procediamo. Ecco qua, ci siete tutti. Notate bene, questo è un reticolo formato da righe e da colonne. Adesso io mi vado a cercare la posizione di Francesco. Francesco si trova nella riga 5 e nella colonna A. Ho le coordinate, quindi basta che io faccia incontrare la colonna con la riga. E mi trovo l'esatta posizione di Francesco. Quindi dirò che Francesco è nella colonna A, riga 5. Leggo così, ma scrivo A, virgola 5. Stessa cosa faccio con gli altri compagni. Ecco qui. Avete visto? Bene. Adesso andiamo a pagina 96 del vostro libro. Ecco qui.
pagina 96 si parla del reticolo formato da colonne e righe. Infatti, come vedete, tutti gli elementi sono all'interno del quadratino, quindi stanno occupando uno spazio. A me piace il ragnetto e quindi mi vado a cercare la posizione del ragnetto. Il ragnetto è nella colonna D e nella riga 3. Quindi io accanto al ragnetto scriverò D, 3. Lo leggo D3, ma lo scrivo D, 3. Ne faccio un altro, la coccinella che mi sta tanto simpatica, la simpatica coccinella sta nella colonna F in riga 4. Leggo F4, ma scriverò F, 4. Passiamo alla pagina 97. La pagina 97 invece si parla di linee, quindi le coordinate sono formate dalle linee verticali e le linee orizzontali che incontrandosi non formano un quadratino, ma formano un puntino. Questo puntino abbiamo detto che si chiama incrocio o nodo. La rosa si trova all'incrocio A4. E io accanto alla rosa scriverò A, 4. Ci siamo bambini? Non è difficile, dai. Poi voi siete intelligentissimi, quindi il problema neanche si pone. Andiamo a pagina 193 e nuovamente ci sono altri due esercizietti. Il primo si riferisce alle righe e alle colonne, quindi al reticolo formato da righe e colonne, il secondo dal reticolo formato invece da linee orizzontali e verticali. Nel primo andiamo a trovare le posizioni che occupano gli oggetti all'interno delle caselle o celle. Nel secondo invece andiamo a cercare la posizione esatta degli oggetti nell'incrocio o nel nodo. Ricordatevi che le lettere e i numeri si chiamano coordinate. Sto definendo le coordinate che mi indicano esattamente la posizione che sta occupando quel determinato oggetto, elemento. Ok? Fatto questo, avete due esercizi. Dovete riprodurre sul vostro quaderno, quindi ricopiarlo, esattamente questi esercizi. Nel primo vi dovete cimentare a trovare le posizioni vostre e dei vostri compagni, mentre nel secondo mi dovete dare, io vi do le coordinate e voi dovete trovarmi la posizione esatta. Quel quadratino lo dovete colorare. Ok? Bene. Lavorate con tranquillità. Io nel frattempo sto preparando due giochini interattivi, sempre sul reticolo. Un bacio grandissimo, ci sentiremo presto. Ciao ciao!